Sicurezza per i cittadini vuol dire formazione alla protezione civile e da questo assunto e dal coinvolgimento di diversi gruppi comunali di protezione civile della provincia di Barletta-Andria Trani che è nato un corso svoltosi all'interno dell'Istituto dell'Aquila di San Ferdinando e fortemente voluto per parlare di volontariato e certificazione professionale di competenze. È una giornata bivalente. Abbiamo un aspetto pedagogico, quindi perché gli studenti, diciamo, sono i cittadini del domani e quindi si è tenuta una lezione con il professore Moirai in questa giornata in cui abbiamo evidenziato il valore sociale della protezione civile come indice di qualità del nostro territorio. Una buona protezione civile sta a indicare una buona società. E poi vi è la professionalizzazione dei volontari che diciamo, deve andare oltre alla buona volontà, ma deve diventare un fattore lavorativo vero e proprio. L'evento organizzato dall'associazione Plus Salis di Margherita ha visto il fattivo coinvolgimento dell'Istituto Michele dell'Aquila di San Ferdinando, perché all'interno della scuola è necessario formare e costruire una vera coscienza civica di sicurezza e di avvicinamento al volontariato. La partecipazione dei giovani ai gruppi locali di protezione civile è la vera linfa che alimenta non soltanto, come dire, la vita di volontariato, che poi è il tessuto democratico di base e che consente di programmare anche attività di intervento concreto nella città, ma significa anche dare, come dire, prospettive anche ai giovani, nel senso di alimentare la loro preparazione in funzione di qualcosa di utile anche nella comunità in cui vivono. Essenziale in questo percorso formativo è il coinvolgimento della Regione Puglia, che ha ampie competenze in materia di protezione civile. Essenziale tuttavia il ruolo stesso della formazione per far sì che vi sia prevenzione e grande rapidità negli interventi in caso di necessità. Non si può né essere qualificati nella fase di emergenza, ma soprattutto non si può fare prevenzione. Noi puntiamo molto sulla diffusione della formazione nel mondo della protezione civile e nel volontariato in particolare, perché siamo convinti che attraverso la diffusione della formazione si possa raggiungere l'obiettivo di avere una comunità resiliente. Noi vogliamo che i nostri volontari siano sempre più bravi, ma siano anche a loro volta dei formatori dei nostri cittadini, delle comunità in cui vivono, perché solo così possiamo, come dire, recuperare quel tempo che abbiamo perso per evitare che ogni rischio produca delle morti e produca dei disastri che si possono evitare se si è consapevoli di quei rischi.